streetnews.it. Siamo qui con il sindaco Raffaele Arvonio di Cicciano e abbiamo appena firmato il protocollo d'intesa col quotidiano Street News. Come mai la scelta proprio di questa testata giornalistica? Sì, allora, ecco, l'amministrazione comunale ha tra le proprie finalità statutarie quelle di andare a promuovere tutte le iniziative sul territorio comunale. Quindi siamo anche consapevoli che in un'epoca del 2.0 le varie informazioni devono essere, ecco, naturalmente passate anche attraverso il web. Quindi, perché no, una testata giornalistica che svolge il proprio lavoro sul territorio ecco, regionale, però con un proprio direttore di Cicciano, quindi che ha a cuore le varie manifestazioni e le notizie che nascono dal territorio di Cicciano. Quindi noi ecco, siamo onorati come amministrazione a dare la collaborazione per quanto riguarda le strutture comunali, sia con la Proloco che con la testata giornalistica di streetnews.it. Quindi siamo onorati e consapevoli di aver fatto ecco, una giusta scelta perché si può contare su persone che hanno voglia di fare, che hanno delle capacità per poter portare il nome di Cicciano a livello regionale, perché non nazionale. Quali sono le prospettive future? Ci sono già degli eventi imminenti? Sì, di sicuro a stretto giro ci sarà una bellissima manifestazione che è quella del Palio dei Quartieri che si svolgerà agli inizi del mese di aprile, ma ci sarà addirittura fra qualche mese di giugno, ci sarà fra qualche mese anche per esempio la quinta o sesta edizione della Maratona di Cicciano. Quindi tante iniziative che si svolgono sul territorio comunale ma che hanno un rilievo ecco, anche a livello regionale. Quindi una testata giornalistica come quella di Street News di sicuro ci potrà dare un supporto di collaborazione che solo attraverso delle testate giornalistiche online si può avere. E soprattutto largo ai giovani. Sì, soprattutto larga giovane, quindi un ringraziamento di nuovo al caporedattore napoletano e a Davide Napolitano come direttore e fondatore di questa testata. Benissimo, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Un saluto a tutti i lettori, ci vediamo online. Ok, grazie, ciao.